Siamo a Corso Umberto I, al rettifilo, davanti alla chiesa di San Pietro ad Aram, San Pietro all'Ara, San Pietro all'altare. Sì, perché in questo luogo una certissima leggenda vuole che nel 50 d.C. San Pietro, guardaportolo paradiso, arrivi a Napoli e in questo posto dica la messa. In realtà c'è una versione colelliana della vicenda. Pare che San Pietro era qui al rettifilo, aspettava l'R2 per andare a Piazza Plebiscito, l'R2 non passava e disse vabbè, poi ci diciamo una messa, vabbè, è uno scherzo. Beh, durante la messa però, quello è certissima leggenda, San Pietro guarisce due ammalati, Aspreno e Candida, che diventeranno Santa Aspreno e Santa Candida. Lei protegge dalle malattie corporali, è il teschio ancora custodito in questa chiesa. Lui viene invocato da 2000 anni, pensate un po', contro l'emicrania. Sì, i napoletani affetti da male capo, da mal di testa, non avevano alternative, fino all'invenzione dell'Aulin, della Novalgina, parliamoci chiaramente. L'unica ipotesi che avevano era tagliarsi i capelli a zero, ovvero farsi carus e sottoporsi alla famosa legge dello scuzzetto che esiste da migliaia di anni a Napoli. E ovviamente andare alla chiesa di Santa Aspreno, che è dall'altra parte del rettifilo a Piazza Borsa. A via Santa Aspreno c'è la chiesetta di Santa Aspreno, nell'ipogeo erano e ci sono ancora conservate le reliquie di Santa Aspreno. Chi aveva mal di testa bisognava che si rapasse a zero i capelli e andava a Santa Aspreno a mettere la testa nel pertugio dove ci sono le reliquie di Santa Aspreno. Ecco perché nasceva la canzoncina Carus mollus, vietta cavin do purtus, caescio scarafona e teroso come l'uomo. Bene, ma Santa Aspreno protegge il mal di testa da 2000 anni e una certissima leggenda, anche questa, vuole che Helmut Bayer, a inizio del Novecento, viene a Napoli e sente la storia di Santa Aspreno, protettore dall'emicrania, e deciderà di mettere il nome commerciale all'acetil salicilico di aspirina proprio in omaggio a Santa Aspreno. Se San Pietro passa per Napoli nel 50 d.C. sulla via di Roma, l'altro santo che fonda con lui la chiesa romana sarà San Paolo. San Paolo sbarca a Pozzuoli e per questo motivo, negli stessi anni, diventerà nei successivi millenni il santo di riferimento di tutta l'area flegrea. Ecco perché, quando fu costruito nel 1963 lo Stadio del Sole a Fuorigrotta, fu in realtà successivamente intitolato a San Paolo, in omaggio al fatto che lui era il santo di riferimento di tutta l'area flegrea. Ma dopo la morte di Diego Armando Maradona, come sapete, bastarono 4 giorni per sostituire il nome dello stadio San Paolo in Stadio Diego Armando Maradona. Perché, per parafrasare, così parlò Bellavista, insomma, San Paolo, tu lo sai, ti voglio bene, ma una fin di Maradona, squaglio sangue in de vena. E che stai?